vista della partita possiamo dire da grande squadra fino al calo della ripresa, a concretizzare le chance avute e poi probabilmente un calo di attenzione forse anche fisiologico. No, non deve essere fisiologico, non deve essere fisiologico perché oggi negli ultimi 5 minuti siamo stati fortunati, siamo stati bravissimi come hai detto tu per 60-70 minuti, al di là del 3-1 loro, però abbiamo fatto una prova da grande squadra, perché venire a giocare in questo modo, in questo campo non era facile. Il rammarico è quello di non sfruttare le palle gol che abbiamo create, perché ne abbiamo sfruttate tante addirittura a toppetto del portiere, e poi normale che sono arrabbiato più che altro per come abbiamo gestito il 3-0. Io ho preso un gol del 3-1 evitabilissimo, anche il 3-2 è stato un gol che potevamo evitare, e poi è normale che negli ultimi 10 minuti può avere i giocatori di spessore quando vuoi, ma negli ultimi 10 minuti in queste partite mentalmente un po' ti viene un po' di paura. E siamo stati bravi a soffrire, è normale che non è un peccato per questi ragazzi, perché una prestazione fatta così per 70 minuti è un peccato finire la prestazione così. I cambi di Touré ed Egidio forse troppo in anticipo? Ma Touré a fine primo tempo non stava bene, quindi io lo volevo cambiare addirittura a fine primo tempo, poi ho visto che negli ultimi primi 10 minuti del secondo tempo non era il solito Touré e l'ho tolto. Per quanto riguarda Stefano l'ho tolto a un quarto d'ora dalla fine. Voi mi dite tanto, una volta non faccio i cambi, una volta faccio i cambi, sinceramente ho tolto Stefano per mettermi 3-5-2, perché era arrivato il momento anche di chiuderci dietro, però in anticipo Stefano l'ho tolto penso un quarto d'ora alla fine. Oggi inversione di fascia per gli esterni, come mai San Severino a destra? E forse è stata una delle mosse che per 70 minuti ha prodotto. Ho messo San Severino a destra più che altro perché anche Cutiglia a sinistra col piede mancino si trova bene, poi mi serviva anche un po' di fase in un possesso, perché loro quinto di sinistra avevano Lombardi, che è un giocatore importante in questa categoria, ma anche perché Marco Cutigli è un giocatore che è bravo tecnicamente con tutti e due i piedi e sa gestire bene anche la palla col mancino, e oggi pure l'ha dimostrato. Però è stato un cambio più che altro all'inizio per una fase di non possesso, perché giustamente loro spingevano tanto a sinistra e mi serviva un giocatore più difensivo. Ma poi ero consapevole anche che in fase di possesso non andò a perdere nulla. Sei molto arrabbiato? No, io sono felice. È normale che mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per il sottoscritto, perché per 60-70 minuti abbiamo fatto una grandissima partita da squadra vera, in fase di possesso e in fase di possesso. Sono stati 10 minuti di blackout e poi giustamente mentalmente poi non si è più lucido. Quando sul 3-0 passi dal 3-0 al 3-2, poi ho detto prima, puoi avere giocatori esperti quando vuoi, però in queste partite poi perdi la lucidità. Però sono contento per il risultato, perché ho detto vincere qua, l'ho detto anche ieri, vincere qua non sarà facile, lo stiamo facendo in modo importante, però sono sempre 3 punti. Il campo continua a dire però che questo sarà un campionato difficile in cui ci sarà da soffrire, non bisogna mai distrarsi, anche se il Teramo resta sempre al comando con 2 punti di vantaggio. Sì, no, da quel punto sono contentissimo, però oggi abbiamo dimostrato, come hai detto tu, che possiamo soffrire e non possiamo soffrire, se ci stiamo con la testa e giochiamo come dobbiamo giocare, sempre con l'atteggiamento giusto, siamo una squadra forte. Però se perdiamo lucidità e mettiamo invece un po' di personalità, invece della personalità mettiamo la presunzione, faccio fatica. E questo è un campionato dove ci sono squadre forti. Oggi sul Mona io vi dico che soprattutto il centrocampo in avanti ha giocatori di categoria importante, e oggi l'ha dimostrato. Il primo tempo sono stati bravi i miei giocatori a non dare spazio agli attaccanti avversari, però sono gli attaccanti forti.